Ciao a tutti e ben ritrovati, sono i For Universe. Eccomi qui a sorpresa, sono a Londra e in particolare sono al British Museum, uno dei più grandi monumenti alla nostra sete di conoscenza e alla cultura in generale, e sono qui con il nome di Linked Universe come invitato dal Royal Anthropological Institute, perché ho sottoposto un mio paper che è stato accettato e ho tenuto oggi, poco tipo mezz'ora fa, una conferenza sul cambiamento climatico, e in particolare ho parlato della divulgazione e del valore dell'esplorazione spaziale nel aiutarci ad avere una prospettiva globale della questione e vedere come possiamo, guardando la Terra come insieme, avere una migliore capacità di empatizzare su problemi che non ci riguardano direttamente nello spazio, ma anche nel tempo, perché magari riguardano generazioni future, e come l'esplorazione spaziale è fondamentale in questo. Comunque, in dettaglio magari ve ne parlerò un'altra volta, perché non so quanta batteria mi resta. Volevo assolutamente salutarvi da qui, perché una delle cose che mi ha reso più felice di essere qui è l'avervi potuto portare con me davanti alla platea qui di un sacco di gente, un sacco di giornalisti e di persone poi studiosi di cambiamento climatico e antropologi di tutto il mondo, aver potuto parlare di Linked Universe e poter essere qui al British Museum con questo cartello con scritto Linked Universe in giro. Quindi è una delle cose che davvero mi riempie più di felicità e orgoglio, perché siamo una delle community che lavora di più su YouTube in questo senso, nel senso che ogni volta che commentate e partecipate attivamente alle discussioni aiuta a mettere in vista non solo la divulgazione, ma parlare poi di queste questioni. Quindi sono assolutamente felicissimo di poter aver parlato di Linked Universe qui. Quindi, detto questo, un'altra cosa di cui ho parlato è ovviamente la parte scientifica di come i satelliti ci aiutano a capire come il pianeta sta cambiando. E una delle cose che ho notato di più riguardo alle altre cose di cui hanno parlato antropologi che hanno tenuto oggi dei diversi talk e lo faranno per altri due giorni, è che in definitiva, anche se noi siamo coscienti di quali sono i problemi, spesso per volontà politica, per mille altri contrasti, tendiamo a ignorare i dati, tendiamo a ignorare il sapere. Uno dei problemi con il sapere le cose è che poi, una volta che le sai, non puoi tornare indietro. Una volta che sai che c'è un problema grosso, e quello ti cambia il modo di rapportarti al mondo. E quindi uno dei problemi attuali è che ci sono molte forze che cercano di evitare di far sapere troppo, e quindi non è un problema solo del raccogliere dati, questo è il punto, ma è un problema del farli arrivare al pubblico e presentarli al pubblico. Quindi la divulgazione sarà uno dei fattori più importanti nel risolvere i nostri problemi per quanto riguarda il futuro qui sulla Terra, perché se anche riusciamo a trovare le soluzioni, se anche riusciamo a trovare un modo nuovo di guardare il nostro pianeta, il problema è poi dopo farlo arrivare alle persone. Quindi questa è stata per adesso la mattinata, ci sono state un sacco di cose molto belle, ve ne parlerò magari in dettaglio. Questo è il libretto, anche se probabilmente vedrete tutto a specchio perché sto usando la parte davanti. Qui c'è anche il mio abstract, mi dispiace non aver potuto fare riprese dentro, era impossibile, non potevo comunque, non avevo nessuno a cui fare le riprese. E il braccio. Comunque, insomma, grazie mille come sempre, molto presto tornerò con un sacco di video. A proposito di questo, nelle ultime due settimane ho ripetuto fino allo svenimento l'intervento che dovevo fare oggi, perché ci tenevo tanto ed sono tuttora molto emozionato, mi tremano le mani, ancora non ci credo che ho tenuto una conferenza qui. In queste due settimane mi sono occupato di questo, ho lavorato a un nuovo spettacolo, ma ho fatto nuovi video che non ho ancora caricato, ma arriveranno, e ho fatto tutti questi video in anticipo perché voglio provare a fare quest'estate un nuovo ritmo e vedere se riesco a pubblicare un video al giorno. Quindi durante giugno ci provo, non metto le mani nel fuoco che ci riuscirò, però aspettatevi a giugno di riuscire a vedere però almeno un video al giorno, ci provo. Detto questo, ci vediamo molto presto, un grandissimo abbraccio, come sempre continuate ad essere meravigliosi, e per chi sta vedendo per puro caso magari questo video oggi, domani farò un ritrovo di quelli che mi seguono, chi mi segue sulla pagina probabilmente lo sa già, qui a Londra, in Kensington Gardens, davanti alla statua di Peter Pan, da circa le 11 di mattina fino alle 3. Quindi io comunque sarò lì
e ci vediamo lì per se siete in giro per Londra. E ora mi vado a trovare qualcosa di buono da mangiare. Proverò qualcosa che credo, se ho capito bene, si chiama jacked potato, è con formaggio. Sto ancora cercando di capire qual è la vera cuisine, la vera cucina londinese, però per adesso Londra mi è sembrata estremamente eterogenea e varia, quindi credo dipenda anche da quale quartiere stai visitando. Ad ogni modo, ci vediamo molto presto, un grande abbraccio ancora!